Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video dal titolo Due modi per fare davvero e veramente nuovi clienti, venditori e nella tua città, in ambito appunto immobiliare. Per chi non mi conosce, sono Simone Rossi, sono primo agente immobiliare 2018-2019-2020 Remax per fatturato prodotto su 4.500 agenti, 19esimo attivo al mondo a marzo 2021 e su 122.000 agenti. Ma bando alle ciance, non vi dico altro se non che nella descrizione e avete un numero verde dove potete contattare il mio team per fare una consulenza strategica e capire se e come vi possiamo aiutare in ambito strategico. Quindi non la fate con me la prima consulenza, è gratuita, la fate col mio team, dopodiché loro vi dicono se possiamo aiutarvi in base a quello che gli chiedete, eccetera, eccetera, eccetera. Ma bando alle ciance, due modi per fare davvero nuovi clienti. Mi sono preso anche qualche appunto, che è una cosa che ho messo giù al volo, eccetera, eccetera. Allora, vi dico innanzitutto come non si fanno nuovi clienti, ok? La prima cosa, perché anche sapere cosa non fare è un passo in avanti su quello invece che c'è da fare, ok? Lead generation, valutazione, gratuita. Allora, io so già qui alcuni cosa mi dicono, ah, ma Simone, 3 anni fa mi avevi detto che... È vero, ragazzi, io 2 o 3 anni fa utilizzavo dei servizi che non uso più da anni, per un semplice motivo, che ai tempi erano gli unici che c'erano, dopodiché ne sono venuti 1 milione, tutti uguali, ed è chiaro che questa roba qui non funziona qui più. Per cui, quando vedete quei canoni, vi dico molto francamente, perché sono anche bravi ragazzi, e dove vi dicono 1.500, 1.000 euro, 1.500, ok? Ti garantiamo 30... lead al mese, ok? Lasciate stare, ok? Una volta funzionava, ribadisco, perché erano da soli, va bene? Quindi è chiaro che se una volta in 10 km c'era una pizzeria, è chiaro che quella pizzeria prosperava. Oggi nello stesso chilometro ce ne sono 40, è chiaro che cambia un po' la partita. Penso che siamo tutti d'accordo e guadagna sicuramente meno. Questa roba qui, ragazzi, non esiste più. E nonostante io lo dica da anni e anni, arrivano, mi chiamano, mi scrivono, eccetera. Simone, guarda, l'ho smesso, sto pensando di rifarlo. È la stessa cosa, ragazzi. E avete presente quando vi svegliate una mattina dopo che vi siete ubriacati di brutto? Aprite gli occhi, dite. Cosa vi dite? Non lo farò mai più, giusto? Bene, passa un mese, una settimana, 2 settimane, in base alla capacità di recupero, vi svegliate un giorno che è risuccessa la stessa cosa e ve lo ripromettete. Allora ragazzi, o non lo fate più, o lo fate con parsimonia, però non cambia la situazione, è sempre così dopo. Cioè, se voi vi prendete una botta di questo tipo, vi svegliate con quel problema. Per cui, nel tema della lead generation, non cambia niente. Ok? Per cui non è che ciclicamente dovete riprovarci, è così, e ci provi, non funziona, 2 o 3 mesi, poi dici, ah, ma magari è cambiato. No, non è cambiato. Quindi questa roba qui è molto, ma molto importante, ok? Da non fare. E il motivo che non funziona più è che la spesa pubblicitaria è esplosa. Una volta, quando tu volevi un contattino su Facebook, fino a 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, costava dai 20 ai 50 centesimi. Ok? Oggi costa dagli 8 ai 15 euro. E stiamo parlando di un contatto di uno che ha spinto un bottone, che magari lo chiami e dici, no, guarda, stava giocando il cane, ha spinto il bottone. Cioè, stiamo parlando di un venditore, ok? Quindi, ragazzi, questa roba non sta più in piedi, ok? Quindi, cos'è invece che secondo me ha molto senso? In realtà sono, 2 più 1. L'altra cosa che ha molto senso, che ho già raccontato anche nei video precedenti, è clienti passati. E qui casca l'asino, perché voi siete disponibili, parliamoci seriamente, a spendere 1.000-1.500 euro qui, con persone sconosciute che non vi conoscono, ma non volete spendere un euro invece per i vostri clienti passati, ok? Allora, io lo spiego in obiettivo 100 transazioni, e anche la versione 2.0, che i clienti passati sono delle persone che hanno fiducia in noi e che è molto più economico e lavorarci per ottenere dei referral, per cui persone che ti passano loro che devono vendere casa, ok? Però noi lo dobbiamo fare all'interno di una strategia di marketing, quindi, come vi ho sempre detto, il marketing costa. Per cui su questi clienti passati voi dovete avere una strategia di follow up, chiamatela come vi pare, tale per cui
rimanete in contatto con lui, non sempre con una chiamata ogni 90 giorni, ma ci mettete dentro anche della roba, e ovviamente questa roba ha un costo, online, offline, materiale che arriva, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dovete metterli qua i soldini, non qui. Qui le dovete mettere, non qui. Perché qui è molto più economico, qui è molto più dispendioso e avete a che fare con un traffico freddo. Un traffico freddo non è impossibile, ma è molto difficile da convertire in un incarico al 3% prezzo. Qui, nel momento in cui qualcuno vi passa qualcun altro, questo qualcun altro arriva perché il qualcuno di prima gli ha detto guarda vai da Simone, che mi ha venduto la casa bene, mi ha venduto, non ha concorrenza, eccetera, capite che è un pochino più facile, ok? Per cui sfrutta il potenziale derivante dal tuo cliente passato. Io ho già fatto 1000 video su questa roba, sapete che un cliente passato, un centro di influenza, perché una persona che ti conosce, con cui hai un rapporto, con una strategia di follow up basata su marketing online, offline, effetto wow, ti garantisce un 10% di segnalazione. 100 persone ti segnalano 10 immobili, 1000 persone ti segnalano 100 immobili, ok? Questa è matematica, ragazzi. Ve lo dico, io non garantisco mai niente se non questa regola del 10%, ho fatto anche un video. Terza cosa importantissima per fare davvero nuovi clienti è andare a prendere quelli degli altri. Questa è una strategia triangolare, definiamola così, per cui senza entrare in merito, sempre un fattore di correttezza nei confronti dei miei studenti che investono, spendono, vendono in consulenze private, quello che ti deve passare il concetto, poi frulla con la tua testa, è quello di creare appunto una triangolazione. Una triangolazione prevede che ci sono delle persone che sono clienti, magari di un professionista attivo alla tua attività, non un agente immobiliare, ma che sai che potenzialmente possono essere anche i tuoi clienti, ok? Per cui faccio un'ipotesi per capirci in un altro settore. Nel momento in cui tu sei un parrucchiere, scusa, che fa parrucche, potresti stringere un rapporto magari con delle persone, e adesso vado un po' nel coso, che magari hanno necessità purtroppo di mettere su delle parrucche perché è gente che ha dei problemi di salute. Ok, mi fermo qui giusto per farvi capire l'esempio. Ok, per cui stringo un rapporto con queste persone e dico guarda, purtroppo so che tu sei in ambito medico, in una situazione abbastanza, cose che succedono poi, e abbastanza di persone che non stanno bene, che hanno avuto delle cure tale per cui hanno perso i capelli, io stringo un rapporto con te, io faccio parrucche, per cui aiuto queste persone a sistemarlo. Questa è una triangolazione tale per cui non è che tu gli vai a fregare i clienti nella sua nicchia, non sei un concorrente, ma è un mercato attinente con gli stessi clienti. Stessa cosa dovresti fare te, per cui dovresti capire dove potenzialmente sono le persone che vogliono vendere un immobile. Per cui quali professionisti sfruttano e cosa c'è prima che decidono di vendere il loro immobile? Ti sto aiutando a far ragionare, ok? Bene, succede questo, passano da quello, passano da quell'altro, eccetera, per cui stringo un'alleanza con questo professionista che fa altro, con questa azienda che fa altro, ma che so che potenzialmente ha delle persone che in qualche maniera fanno per me perché devono vendere il loro immobile. Non so se vi torno, ok? Ho cercato al volo di farvi un esempio. Andare a prendere quelli degli altri e con questi altri stringere un rapporto di collaborazione è una cosa che costa molto poco, perché in realtà la lead generation l'ha già fatto l'altro professionista, non tu. Tu li hai già in una lista. Tu stai chiedendo solo all'altro professionista di andare a pescare nella loro lista in cambio di un rapporto di collaborazione che vai a strutturare con lui. Questo, ragazzi, è importantissimo, non lo fa nessuno. Cercate di capire sempre dove non stanno cercando tutti gli altri. Dove stanno cercando tutti adesso? Lead generation su Facebook, valutazione gratuita. Ok? Sputtanata. La vera domanda è dove sono i miei clienti, e in quale nicchie sono e dove non le stanno cercando tutti gli altri? Questa è una bella domanda da farsi molto spesso e che io mi faccio spesso e racconto insomma nei miei percorsi, nelle mie sessioni, cosa sto facendo, cosa mi sto portando e sono risultati veramente interessanti, ok? Per cui queste un pochino le due o tre cose che volevo dire. Lead generation online, fai la valutazione. Cioè non è che è la morta, non può essere solo quello, cioè se tu paghi una cosa per far solo quello è sbagliato. Poi anch'io magari nella mia strategia di marketing online ci sono tante cose, dopodiché c'è anche un decimo, è anche questa roba qui, ma un decimo, non tutto il mio budget. Seconda cosa, gestisci i tuoi clienti passati sfruttandoli al meglio, con la regola del 10% investici, cioè ci devi spendere qui i soldini, non qui, qui devi spendere. Terzo, cerca di instaurare collaborazioni con professionisti che pensi possono avere dei clienti che possono fare anche al caso tuo, cioè loro frequentano clienti che in qualche maniera interessano anche a te. Stringi rapporti di collaborazione, vai a lavorare su una lista già profilata e questo è veramente interessante. Ci sono tante altre cose di cui vi potrei parlare, ma adesso è finito il tempo.
Se volete seguire i miei percorsi formativi, sotto avete un link, un numero verde con cui prenotare una call strategica col mio team, e a quel punto loro capiscono se e come possono aiutarvi. Ragazzi, vi saluto, al prossimo video, ciao!